Io ho ascoltato con molto interesse gli interventi che ho potuto ascoltare, essendo venuto in ritardo del quale mi scuso, gli interventi di Saverio e di Pietro. In realtà io mi sono detto durante il viaggio che forse, essendo loro degli specialisti veri, nel senso che io sono uno che vende aria fritta, magari mi sono detto che avrei potuto parlare di letteratura partendo proprio dal territorio calabrese, e poi è un tema che si ricollega alla domanda che faceva la signora: perché la 'ndrangheta è nata in Calabria? E questo discorso che voglio fare può partire per esempio da una frase di Corrado Alvaro, noto scrittore di origine calabrese, autore di Gente in Aspromonte, che racconta in particolare un paesino della Calabria noto alle cronache, che è San Luca, noto alle cronache per le varie famiglie di 'ndrangheta che lì ci sono, due delle quali sono state interessate di recente dalla famosa strage di Duisburg avvenuta il 15 d'agosto del 2007. Alvaro dice: dei pastori calabresi stanno accucciati alle soglie delle tane davanti ai bagliori della terra, quindi davanti ai bagliori. Allora mi è venuto da pensare, leggendo questa frase di Corrado Alvaro, che la Calabria è un luogo, come scrive peraltro Mauro Minervino in questo bellissimo libro che si chiama Statale 18, è un luogo di contraddizioni, dove c'è da un lato il buio, l'ombra, il rintanarsi, come dire, una prigionia dell'anima che è determinata anche dal territorio, che è un territorio fortemente montuoso, e dall'altro c'è il sole, l'azzurrità, eccetera. Quindi questo potrebbe avere un riflesso, insomma, questo contrasto, questa dicotomia anche negli altri due aspetti che caratterizzano la Calabria, che sono la lentezza storica e la rapidità impressionante. La lentezza storica, per esempio, c'è data dalla Salerno-Reggio Calabria: Cristo si è fermato ad Eboli, nel senso che l'autostrada è sempre bloccata ad Eboli, poi uno arriva in Calabria e trova deviazioni continuamente, a partire dalla catena del Pollino sino alla Lamezia Terme, quindi è una regione difficilmente percorribile. La velocità è la velocità con cui, per esempio, rivolgendosi a Tizio, Caio, Sempronio o Medio, si riescono ad ottenere delle commesse, degli appalti, delle pratiche, dei favori, o anche una velocità di esecuzione, come è successo a Duisburg, per altri motivi però, nel senso che lì la strage è avvenuta perché la polizia tedesca non è così organizzata, le forze dell'ordine in Germania non sono così organizzate nel contrasto del crimine. E allora che cosa succede a un cronista o semplicemente a un osservatore come me, che fino a un certo punto, come Saverio, che fino a un certo punto ha vissuto in Calabria? Succede di osservare tutti i giorni, anche per spostamenti normali, uno deve andare a Crotone o deve attraversare la Calabria tagliando dal Mar Tirreno allo Ionio, succede di osservare delle anomalie, delle stranezze. Crotone è una provincia poverissima, sembrerebbe essere la più povera d'Italia, nella quale avviene il maggiore numero di omicidi, il doppio esattamente di quelli della zona raccontata per esempio da Roberto Saviano in Gomorra. È una provincia poverissima, eppure è piena di centri commerciali, è piena di... adesso ci sono queste finanziarie che ti permettono di comprare televisori con schermi al plasma, eccetera eccetera, e avviene con molta facilità per esempio di vedere un tessuto industriale completamente smantellato come l'area dell'ex Monteviso, con disoccupati di nuova
fattura nuova, si fa per dire, nel senso che la Monte Edison ormai sono anni che è stata smantellata. Queste contraddizioni caratterizzano la Calabria. Le contraddizioni, per esempio, sono che a Pamanice, che è un posto che si trova vicino Crotone, sparano come nulla fosse. Dicevo prima che noi, il giornale per cui collaboro si chiama Il Crotonese, noi abbiamo tenuto, prima era un bisettimanale, noi abbiamo tenuto per un anno quel titolo fisso, ucciso, ma sul serio. L'unica variazione è stata a proposito dell'assassinio di Carmine Arena, perché siccome fu fatto fuori con un bazooka, il titolo fu Ucciso Arena col bazooka. Per il resto era sempre ucciso con Beriati, ucciso Garofalo, si cambiava semplicemente il nome del racchettista. Quindi è una realtà con delle contraddizioni molto forti. Minervino scrive in questo bellissimo libro della sua immagine di uomo in viaggio. Il calabrese è di per sé un uomo in viaggio perché è un emigrato, di uomo alla ricerca di qualcosa, che si sente oppresso, imprigionato da questo territorio in cui non è possibile neppure parlare. E noi abbiamo subito le conseguenze di questa situazione di oppressione, perché nel momento in cui tu nomini qualcuno, semplicemente il nominarlo e non lodarlo significa metterti contro quello che Saviano definisce un sistema in Campania. E allora, questo è, come dire, il primo comandamento per i cattolici è non nominare i nomi di Dio in vano. In Calabria esiste esattamente questo comandamento, solo che al posto di Dio c'è qualcun altro. E guardate, mi spiace che sia andata via prima la simpatica signora di prima, perché volevo, ma lo dico in senso buono, simpatica, non in senso ironico, perché mi ha dato uno spunto. Volevo un po' raccontare, a partire dalle sue considerazioni, a mio avviso di parte, un po' raccontare che cos'è la Calabria. Cioè, la Calabria è una regione in cui già negli anni dell'industrializzazione a Crotone, i signori dell'alta finanza, che non sono né di destra né di centro né di sinistra, sono vicini al partito, al polo, alla forza politica più conveniente in quel momento. Diciamo, una regione in cui i signori dell'alta finanza, parlo di Mediobanca per intenderci, finanziavano il mantenimento di attività industriali che servivano per esempio per produrre delle armi. Per esempio il settore del piombo è rimasto, come dire, in piedi a Crotone fino all'ultimo conflitto nei Balcani. Quindi voglio dire, pensare, ecco, un'altra contraddizione che caratterizza la Calabria è questa differenza che esiste fra l'arretratezza, per cui per esempio in Calabria guai a fare degli acquisti di venerdì. Quindi c'è un elemento di arretratezza, di superstizione, guai a sposarsi di maggio, insieme ad un elemento di estrema modernità, che è la modernità di utilizzare il mercato Forex, per esempio, come ricordava prima Pietro Orsati a proposito del clan di Stefano, di giocare in borsa. E per quello ci vogliono grandi cervelli, ma i grandi cervelli non bastano, ci vogliono i tentacoli. Una volta si parlava della mafia con l'immagine della piovra, oggi possiamo parlare della 'ndrangheta con la stessa immagine. Ma non sono delle novità queste, nel senso che, per esempio, i viaggi in Calabria massoni illustri sono noti. C'è un posto in Calabria che si chiama Parghelia, e già negli anni 70 l'eversione nera, insieme alle altre sfere della massoneria, si ritrovava insieme alla 'ndrangheta e alla mafia per decidere come politicamente si dovesse evolvere il nostro paese. Questi sono fatti acclarati, e pensate che ci sono addirittura persone che hanno perso la vita perché semplicemente sono state testimoni di, e se non l'hanno persa fisicamente l'hanno persa pur continuando ad esistere, sono state testimoni di questi incontri. Ora, come dire, c'è stata sì una profonda evoluzione, ma
le tesi che sosteneva prima Pietro Orsatti, che io condivido profondamente, anche perché Orsatti è un informatico che prima di dire qualcosa insomma si documenta, sembrano a chi non è, per così dire, addetto ai lavori, come delle tesi assurde, come una sorta di attaccamento alla teoria del complotto, eccetera, eccetera. Ma in realtà i rapporti tra criminalità organizzata, quindi 'ndrangheta, politica e massoneria, che poi impropriamente si chiama deviata, in Calabria esistono da tanto tempo. Non è un caso, per esempio, che la prima, credo, mi corregga Pietro se sbaglio, grande inchiesta sulla massoneria la fece Agostino Cordova, partendo proprio da Palmi, nell'anno 1992. Esatto. E anche, come dire, Gelli, il suo camion di arte. Sì, sì, no, tanto per fare un nome, Licio Gelli andava molto, molto spesso in Calabria, esattamente a Parmenio. Ora, perché dobbiamo parlare di 'ndrangheta? Ma insomma, la 'ndrangheta fattura, secondo Donato Masciandaro, che è un docente di economia dell'Università Bocconi, qualcosa come 55 miliardi di euro all'anno. Fattura si fa per dire, insomma, questo è il noto, noi non sappiamo che cosa sia l'ignoto. Allora, uno che si trova a raccontare, per esempio, in posti che a voi non dicono nulla, come Rocca di Neto, le grandi conquiste di Guirino Iorma, oppure i rapporti di forza che esistono nella zona di Papanice o nella zona di Cirò, ovviamente corre dei rischi, perché molto spesso parla anche di politici. E ripeto, e sottolineo il concetto, non sono politici di destra, allora Berlusconi è perseguitato dalla giustizia, invece poi ci sono le cooperative, no, queste sono le cooperative rosse di cui non si parla mai, sono discorsi fuorvianti e pericolosi, oserei dire, perché oggi il contrasto alla criminalità, della criminalità organizzata, in particolare della 'ndrangheta, è fatto da forze dell'ordine che spesso e volentieri e malvolentieri non hanno mezzi, ma anche da persone impegnate che denunciano, raccontano, blogger, giornalisti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se noi non ci rendiamo conto di questo, cioè della pericolosità della 'ndrangheta che arriva dovunque, cioè ogni regione italiana, c'è un libro che si chiama Fratelli di Sangue, proprio per parlare di letteratura, scritto da Antonio Nicaso e dal giudice Nicola Grattelli, che è uno dei più attivi riguardo alla lotta alla criminalità organizzata, che è esattamente una mappa della presenza della 'ndrangheta in Calabria, nelle altre regioni italiane e addirittura nel mondo. Se noi non ci rendiamo conto di questo, per esempio la 'ndrangheta, forse l'ho citato prima Saverio mentre non c'ero, ha delle partecipazioni, si dice di azioni, in realtà sono partecipazioni, una cosa un po' diversa, nel colosso mondiale dell'energia Gazprom, e il fatto che la 'ndrangheta abbia deciso di stabilirsi in Germania, e soprattutto in Germania, ma anche in Spagna, anche in Olanda, è strategico perché possono, questi sono paesi che rappresentano delle vie di passaggio e hanno anche e difettano per quanto riguarda gli strumenti normativi di contrasto, lo diceva appunto prima Saverio. Ora, ci sono due volti essenzialmente della 'ndrangheta, c'è cioè il volto della 'ndrangheta spettacolare che come dire, può appunto far fuori Carmine Arena con un bazooka. Le immagini dell'auto blindata di Carmine Arena hanno fatto abbastanza il giro dell'Italia. Quindi quella è la criminalità che più ci colpisce, perché le cose ci colpiscono nella misura in cui assumono una forma spettacolare, cioè siamo attratti dallo spettacolo, quello che succede a proposito della spettacolarizzazione del dolore. Abbiamo visto Luana Englaro, abbiamo visto tantissimi casi a proposito della 'ndrangheta, anche quello di Lea Garofalo, di cui si è parlato tangenzialmente, sciolta nell'acido. E poi c'è l'altro volto, quello della 'ndrangheta, che è la 'ndrangheta imprenditrice, ma anche
un voto di colore si parlava della 'ndrangheta politica. Una volta si diceva che la 'ndrangheta sceglieva il politico di riferimento. Adesso forse dopo alcune inchieste si può dire che è il politico che sceglie lo 'ndranghetista di riferimento. Io non so se Pietro condivide questa mia... Si fa certamente il politico da sé. E quello che è avvenuto, prima si faceva riferimento al cambio di equilibri politici che c'è stato in Calabria. Sapete che in Calabria, sino alle scorse elezioni regionali, governava il centro-sinistra, capeggiato da Gazio Loiero, che poi ha sfidato Giuseppe Scopelliti. In realtà non è che uno vinca le elezioni in Calabria perché ha il programma migliore o perché la sua compagine nazionale di riferimento è più credibile per i provvedimenti che ha adottato al governo. Vince le elezioni per una questione di rapporti. Allora, voi pensate che Gazio Loiero, qui lo dico e mi smentisca Saverio se dico una menzogna, rilasciò una dichiarazione, rilasciò un'intervista sull'Unità del 27 gennaio del 2007, in cui disse, a proposito dell'omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, in cui disse: sì, io nell'ultima settimana gli portai qualche migliaio di voti. Allora, noi che siamo tutti e tre, e qui ce ne sono, ne conosco qualcuno in sala, persone che usano internet e quindi organizzano anche iniziative con internet, eccetera, noi non siamo capaci di spostare consenso in tutti i sensi, non necessariamente politico, nel giro di così pochi giorni. Quindi vuol dire che si attiva una macchina, chiamiamola di solidarietà meccanica, chiamiamola città di Durkheim, chiamiamola una macchina, diciamo, di simpatia per non andare sul penale, ma una macchina ben oliata, organizzata, funzionante, efficace, efficiente. E allora questo collegamento tra i poteri alti, i poteri forti, i poteri politici, il palazzo, eccetera, e poi la base operativa, è un collegamento reale, concreto, ma non c'è bisogno, per capirlo, comprenderlo, accettarlo e ritenerlo vero, c'è bisogno delle inchieste della magistratura. Noi in La Società Sparente abbiamo dimostrato come nella provincia di Cosenza, per esempio, ci sia stato un passaggio di voti dal centro-sinistra al centro-destra e viceversa. E vi faccio un esempio pratico. Nel 2004 il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, l'attuale presidente al secondo mandato, nel 2004 l'allora candidato presidente riuscì a stravincere al primo turno con oltre il 60% dei consensi. Bene, esattamente un anno dopo, nel 2005, quando cioè il centrodestra ebbe una grande disfatta, stranamente il primo degli eletti nel centrodestra, credo in assoluto, fu Pino Gentile, un uomo di Berlusconi. In quel momento appunto il centrodestra era in crisi. Allora la stranezza è: tu diventi presidente della provincia nel 2004 di centrosinistra, vinci le elezioni con un consenso plebiscitario, poco dopo, a distanza di un anno, è vero che in politica tutto può cambiare, gli italiani sono instabili come il mercurio, ma a distanza di un anno il centrodestra è in forte calo, il centrosinistra prende la regione, ma uno dei personaggi chiave della politica del Cosentino riesce a staccare il candidato di centrosinistra, cioè lo sfidante nel collegio elettorale portato dal presidente Oliverio, candidato che poi diventò, mi riferisco a Nicola D'Amato, diventò vicepresidente della giunta regionale, riesce a staccarlo di ben 6.000 voti. I voti non sono noccioline, non sono caramelle che si possono far scomparire con tanta facilità. Questo vuol dire, questo è quello che noi sosteniamo in questo libro, che in Calabria c'è un sistema ben collaudato, molto diverso da quello che può esistere in altre regioni, per cui gli alti livelli del potere,
criminalità organizzata in senso stretto, quella dello spettacolo che fa saltare la blindata di Carmine Areva, la massoneria deviata, e il mondo dell'imprenditoria sono insieme. Ora